da Valentino Rossi su Marquez, che fa patinare il posteriore della sua Honda. A questo punto Rossi sente anche il rumore degli scarichi del V4 giapponese lì davanti. Impeccabile davvero la guida di Rossi, è diventata simile alla guida di Lorenzo, con la differenza che Lorenzo evidentemente ce l'ha avuta dal primo giro, ponendo fine ad un periodo difficilissimo, quello di Lorenzo, con tre gare, tutte e tre storte, quelle che hanno preceduto questo appuntamento spagnolo. Lorenzo è abbastanza soggetto alle grandi riprese, alle grandi rimonte, più volte ha preso degli schiaffoni anche forti nella sua carriera, e bene o male si è sempre rimesso in piedi. Nuovo passaggio sul traguardo in 42 Lorenzo, di miglia altri Marquez e Rossi. 39.9 Marquez, si sta difendendo Valentino, 41, ha perso un decimino in questo passaggio. E si sta difendendo Marquez, hanno segnalato che Valentino sta arrivando su prepotentemente, quindi sta di nuovo cercando di aumentare un pochino il ritmo. Questi saranno sei giri difficili per lui. Un decimo guadagnato coi denti da Marquez, un paio di decimi persi invece da Valentino Rossi. Hypermotion, questa telecamera che non so quante migliaia, ecco, 2500 fotogrammi al secondo, ci consente di contare i giri della ruota davanti e di vedere lo schiacciamento della carcassa della gomma in fase di frenata. Qui siamo in fase di accelerazione piena per Marc Marquez, che cerca di sfuggire. Attenzione, la super staccata, c'è un doppiato che si vede passare, questo temporale accanto, 15 punti di vantaggio su Dovizioso per Valentino Rossi, con Lorenzo che recupererebbe portandosi in terza posizione, anche Marquez recupererebbe qualcosa portandosi a meno 26, chi ne fa le spese sarebbe Andrea Iannone, che era terzo un po' più lontano e che in questo momento, dicevamo, è in sesta posizione. Sei giri alla fine. Gara difficilissima per Jacques Miller, che si trova in ultima posizione, proprio strano vederlo così in difficoltà. Invece Alvaro Bautista da segnalare, di nuovo in zona punti con l'Aprilia in quindicesima posizione, Danilo Petrucci in undicesima, Dovizioso nono come avevamo già detto, e non riuscirà sicuramente a prendere Brad Smith. Invece Iannone sta perdendo di nuovo qualcosina, ha girato mezzo secondo più piano di Paul Espargaró. Hashtag Sky Motori è tutto acceso, dedicatissimo su questo traverso di Marquez, che cerca di recuperare terreno su Valentino Rossi. Sono gli hashtag con cui lavoriamo sui social network, da cui ci arriva la segnalazione di un gruppo d'ascolto inchiodato davanti a Sky. Attenzione, si solleva il posteriore intanto di Marquez, che sta riprendendo effettivamente all'apparenza un po' di margine su Rossi. Dicevamo, un gruppo di ascolto all'autodromo di Monza, capitanato